Allora, in questo video voglio parlarvi di due cose. Uno, di come funzionano le strategie di comunicazione politica in Italia e due, di come riconoscerle e non esserne vittime inconsapevoli. Prima però devo fare una premessa doverosa. Questo non è un video politico, questo è un video sulla politica. Questo vuol dire che io non sono schierato e non sono di parte. Anzi, negli anni ho avuto occasione di lavorare con politici di ogni schieramento. La prima parte di questo video è per dire che una volta c'era la politica e c'era la comunicazione al servizio della politica. Oggi invece c'è la politica al servizio della comunicazione. Questo principalmente per due motivi. Il primo motivo è che i tempi della comunicazione e dell'informazione si sono gradualmente accelerati e ristretti. Se prima un dibattito poteva svilupparsi anche per settimane, oggi invece la maggior parte delle notizie dura al massimo 24 ore, per cui ogni mattina ci svegliamo e c'è un nuovo argomento della giornata. Il secondo motivo invece è che si è passati dal raccontare una cosa già realizzata, quindi un risultato, ad una cosa che si vorrebbe realizzare, quindi una promessa. E poi gradualmente è successo che annunciare qualcosa è diventato più importante della cosa stessa. Motivo per cui alla fine non importa più se quella cosa verrà realizzata o meno, perché il trend sarà già finito e ci sarà un'altra notizia. Da queste due premesse deriva quella che è la logica su cui oggi si basano e si costruiscono le strategie di comunicazione politica di quasi tutti gli schieramenti in Italia. La possiamo sintetizzare in due parole: trendsetter e trend follower. Il primo è colui che lancia il trend, quello che crea la notizia. Il secondo invece è quello che la recepisce, la commenta e la rilancia. Ora, fino a 10 anni fa, a creare i nuovi trend e dunque a dettare l'agenda politica erano solitamente la stampa, i partiti all'opposizione, gli stakeholder, e quindi un politico in carica, oltre a dover fare il proprio lavoro, era anche tenuto a dar conto e a difendersi dalle accuse. Questo, ad esempio, è il motivo per cui un politico uscente che si ricandida è generalmente più debole di uno che era all'opposizione. Che cosa è successo? Che un giorno a qualcuno è venuta un'idea geniale, quella di capovolgere questa logica. In pratica si è chiesto: e se ogni mattina, anziché svegliarmi e scoprire a chi dovrò dar conto, da cosa dovrò difendermi, fossi io il primo a lanciare un argomento e fare in modo che tutti mi inseguano? In pratica, se diventassi io il trendsetter, non più il trend follower? Quindi unite tutti questi punti, mescolate per bene, mandate avanti il videoregistratore di 10 anni ed ecco l'Italia nel 2019. Ogni mattina, quando sorge il sole, un politico italiano si sveglia e sa che dovrà lanciare una notizia che diventi virale per dettare l'agenda politica della giornata, altrimenti lo farà qualcun altro e lui ne dovrà rendere conto. Ok, ma come si fa a creare una notizia che diventi virale? Io al massimo posso lanciare la notizia, ma farla diventare virale sono quelli che poi la commentano, la rilanciano, ne discutono, la condividono. Essenzialmente sui social questo si fa con tre cose: distrazione, provocazione, indignazione. Quindi prima di tutto spostando l'argomento, e quindi la vostra attenzione, da me a qualcun altro. Poi individuando qualcuno, una qualsiasi categoria che possa essere considerato un nemico, su cui scaricare colpe, contro cui avviare una battaglia ideologica, e infine quando sono proprio a corto di argomenti, facendo una dichiarazione, pubblicando una foto inopportuna, qualsiasi cosa che crei rabbia, sdegno, vergogna, insomma, basta che se ne parli. Alla base c'è il fatto che è sempre meglio essere attaccato su qualcosa che ho scelto io in un ambiente controllato, piuttosto che dare la libertà di discutere di qualcosa che non ho scelto e che può mettermi in difficoltà. Perché in questo modo tutti, a partire dai politici, opinionisti, tifosi di partito, passeranno la giornata a discutere, analizzare, dibattere, in ogni caso ad inseguirmi, mentre io sarò libero di fare i miei interessi e costruire la strategia per il giorno dopo. Insomma, sempre io trendsetter, voi trend follower. Avete capito come funziona? Trendsetter, trend follower. Voi a quale categoria pensate di appartenere? In questa seconda parte del video quindi voglio darvi due o tre consigli per non farvi fregare quando parlate di politica sui social. Il primo consiglio è quello di non taggare, non commentare, non condividere mai i post di qualcuno che non condividete e che non volete promuovere. Il motivo è che gli algoritmi dei social media premiano i post e gli account che ricevono più interazioni. Motivo per cui anche quando voi andate a mettere una faccina arrabbiata, scrivete un commento critico o condividete un post per attaccare qualcuno, in realtà lo state aiutando a guadagnare autorevolezza e valore agli occhi dell'algoritmo di Facebook, Twitter, Instagram. Dunque, se volete attaccare qualcuno, fatelo creando un nuovo post o andando a commentare quello di qualcuno che stimate, non di chi volete attaccare. Il secondo consiglio, invece, è quello di non farvi trascinare in discussioni su argomenti che non vi interessano realmente. In quel caso state facendo il loro gioco, perché se un politico lancia una notizia provocatoria, ha bisogno di un pubblico che cada nella provocazione, che quindi la commenti, ne discuta, la condivida. Voi invece
Fermatevi a riflettere su quello che leggete prima di farvi coinvolgere. Se non è quello che vi interessa, restate fermi sul vostro punto e lasciate cadere nell'indifferenza la provocazione. Secondo voi, perché in tutto questo video io non ho mai fatto il nome di un solo politico? Se volete vedere qualche esempio di queste strategie applicate alla comunicazione, seguitemi su Instagram o su Facebook, perché nei prossimi giorni farò qualche gioco. Morale della favola, non si tratta di essere contro o a favore, ve lo ripeto, questo non è un video politico, io non sono schierato e quello che vi dico si applica praticamente a tutti. Si tratta invece di consapevolezza, che secondo me è una parola molto importante, perché nella vita uno può scegliere di fare o non fare le cose, può scegliere di pilotare o di inseguire gli astri, ma la cosa veramente importante è che sia sempre consapevole delle logiche secondo cui agisce, e cioè di come funziona e di cosa significa veramente quello che legge e che ascolta. Si tratta di capire a che gioco state giocando e dove vuole portarvi chi vi ha invitato a giocare, ma soprattutto si tratta di capire quali sono le regole del gioco. Perché a quel punto, se le regole non vi vanno bene, potete sempre cambiarle, no?